Dopo il non si può fare, il proviamoci. Si può sintetizzare così la notizia dell'emendamento proposto in legge di bilancio per velocizzare il collegamento ferroviario tra Roma e le città dell'Aquila, Rieti e Ascoli. A proporlo il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio, d'intesa con quello delle Marche Francesco Acquaroli, e raccogliendo la sollecitazione dei sindaci dell'Aquila Biondi, di Rieti Cicchetti e di Ascoli Piciano Fioravanti. Uno stanziamento di 40 milioni di euro finalizzato alla realizzazione di uno studio di fattibilità e alla progettazione della velocizzazione del tracciato ferroviario tra Roma e e la città di Ascoli Piceno e il collegamento tra Rieti e l'Aquila al fine di garantire un nuovo percorso tra la capitale e le aree interne colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Questo contiene l'emendamento. Interventi da realizzare sul tracciato già esistente, rivisitando il progetto già finanziato dal CIPE nel 2006, in modo da inserire il capoluogo lungo la direttrice che da Roma conduce sino a Ascoli Piceno. Se approvato, sarebbe il primo passo per ridurre il gap infrastrutturale che caratterizza le aree interne, abbattendo i tempi di percorrenza in partenza e in arrivo verso la capitale. Essenziale il ruolo di Pungolo portato avanti da tempo dal tavolo di confronto L'Aquila collegamenti ferroviari veloci, anche dopo le polemiche che hanno caratterizzato l'argomento con l'Aquila che restava esclusa e con Marsiglio che aveva dichiarato che l'Europa non era interessata a nuove realizzazioni. Finalmente si comincia a parlare, anche da parte dei nostri rappresentanti politici, della possibilità e della necessità di dotare il territorio Aquilano e più in generale del nord dell'Abruzzo di un collegamento ferroviario veloce. Noi lo abbiamo ripetuto mille e mille volte, nessun conflitto con gli altri territori occorre parlare di rete ferroviaria per la nostra regione, così complessa dal punto di vista orografico, per cui siamo sicuri che... Questo primo passo, nessuno di noi pensa di andare a Roma in treno domani, ma pensiamo che sia un passo fondamentale, cioè l'espressione del presidente della Regione Abruzzo e del sindaco della città in collegamento con gli altri presidenti di regioni interessate e delle altre città interessate rappresentano un punto di partenza, è un gesto politico importante, al di là del valore dell'emendamento e al di là del fatto che l'emendamento passi o meno, noi siamo sicuri che Economie per fare, commissionare uno studio di fattibilità esistono, sono reali, le possibilità ci sono, partiamo.